il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. E buonasera a tutti, vi vedo tanti. Allora vediamo di, insomma, in sintesi andare su tutte le questioni che ci abbiamo. Che c'è, signore? Ce l'hanno con fotografi. Stanno dicendo, fotografi, mettetevi a sedere, vero? La prima... Visto? Visto come si fa a prendere voti? Cioè, se basta così per pigliare voti, fotografi, giù. Allora. Forza Matteo, vado a prendere la signora. Che c'ha, signora, attaccato? Che è? Michael Jackson? Ho capito. Lei c'ha Michael Jackson e Renzi, insomma, insieme. Uguale, grazie di paragone. Insomma, non è andata male. Va bene, va bene, va speriamo bene. Speriamo di fare una fine un allora, po' migliore. Allora, Presidente, come sta? Un po' con la vedo? Molto bene. Sono no, un po' oggi... con la vedo, cioè, non la vedo continuamente perché lei è piuttosto presente. No, io 10 giorni che sono stato in ferie totali, per cui ho fatto 10 giorni di vacanze e da domani si riparte immediatamente. Domani credo che tutti gli italiani possano essere orgogliosi e contenti che domani l'appuntamento sia in uno dei luoghi simbolo del nostro paese, Ventotene, il luogo del grande ideale unitario dell'Europa, e domani Angela Merkel e François Hollande verranno in Italia per discutere di come rilanciare dal basso l'Unione Europea sugli ideali, i valori, e ce n'è un grande bisogno. Credo. Allora, partiamo da qui, Ventotene domani. Allora, vai. Lei ha presente che, parlando in termini olimpionici, insomma, non è che si va benissimo. Non si distragga. Ha messo l'asticella alta a Ventotene, perché Ventotene, cioè stiamo parlando di Spinelli, la fondazione dell'Europa, di un'Europa dove si guardava più agli interessi comuni che quelli dei singoli paesi, insomma, in una cosa molto lontana da certa Europa di oggi, non è che sia tanto vicina, perché voglio dire, su alcuni problemi, immigrazione, terrorismo e unione bancaria, è un bel po' che si dovrebbe essere arrivati a qualche punto e invece siamo un po' indietro. Ci aggiungo anche l'austerity. Certo. Sono d'accordo con lei, ci metto anche l'austerity. La mettiamo dopo a parlare di economia, ma già questi tre punti, unione bancaria, terrorismo e immigrazione, insomma, ora lei confida che domani e poi ci avete l'incontro successivo, domani riesce a portare a casa qualcosa? Tra l'altro Hollande e la Merkel hanno le elezioni il prossimo anno, sicché... Sono un po'... Noi ce l'abbiamo nel 18, no, il Presidente? Noi l'abbiamo nel 18, però io credo questo, credo che... Comunque vada a referendum, ce l'abbiamo nel 18? Ce l'abbiamo nel 18, sì. Vabbè, ne parliamo però dopo. Io penso questo, penso che qualche anno fa l'immagine dell'Europa era di due leader importanti, il cancelliere tedesco e il Presidente della Repubblica francese, che insieme in una conferenza stampa, parlando dell'Italia, sorridevano, per non dire ridevano. E lì, glielo dico da esponente del PD, anche noi della sinistra abbiamo sbagliato. Perché? Perché abbiamo fatto passare il messaggio che questi potessero parlare male dell'Italia. Siccome il Presidente del Consiglio allora era Berlusconi, vi ricordate l'immagine di Sarkozy e della Merkel che sorridono... Dove erano? A Cannes, se non vado errato. I Risolini, ecco, no, i erano Risolini al Parlamento. Erano, non mi ricordo dove, ma insomma. Sì. Ecco, oggi la situazione è cambiata. L'Italia è tornata nel gruppo di testa, l'Italia sta tra i paesi che decidono, però la partita è tutta da scrivere ancora, perché alla domanda di Del Debbio, te sei sicuro di portare a casa dei risultati? Io dico non lo so, io ci sto provando. Due anni fa, se parlavi di investimenti e di lotta all'austerity, ti si mettevano a ridere, non ti consideravano nemmeno. Oggi questi argomenti sono argomenti dell'agenda. Due anni fa sembrava che si dovesse parlare soltanto di regole in Europa. Oggi, quando si parla di investimenti in cultura, quando si parla di innovazione digitale, quando si parla di investimento e di futuro per i giovani dell'Unione Europea, finalmente sembra che qualcosa si muova. Allora, io non ho la pretesa di avere la verità in tasca, le certezze come hanno in tanti. Io dico che qualcosa finalmente è cambiato e che probabilmente anche noi, quando sorridevamo di Berlusconi, abbiamo sbagliato, lo dico facendo autocritica per parte nostra, e contemporaneamente però dico anche che c'è un grande, grande bisogno che l'Italia tutta intera, tutta insieme,
porti il suo contributo a per un'Unione Europea che non sia soltanto un'Unione Europea tecnocratica. Io non so come vi siete svegliati voi, come si è svegliato lei la mattina della vicenda della Brexit. L'immagine era che avessimo perso qualcosa, che ci mancasse qualcosa di consueto, di qualcosa a cui volevamo bene. Ecco, la mia opinione è che da domani deve partire un percorso in cui da Ventotene, poi Bratislava il 17 settembre, il 16 settembre, l'Europa smetta di essere soltanto l'Europa della finanza, delle banche, delle regole tecnocratiche e torni ad essere l'Europa ideale che era nel disegno di Spinelli, pensate un po', nel 41, quando allora nel 41 c'era la guerra e questi visionari, questi profeti dell'Europa scrissero il manifesto degli Stati Uniti d'Europa. Senta una cosa, partiamo da... tutta da giocare la partita di domani, chiaro. Però va giocata. Però voglio capire due o tre cose. Immigrazione, no? Immigrazione, lei sa perfettamente che se avessero voluto fare qualcosa in Europa, poi parliamo della gestione italiana, sulla quale ho da dirle un po' di cose, ma sulla questione europea, se avessero voluto intervenire i paesi europei avrebbero potuto farlo già da tempo. Invece siamo, come lei sa bene, a zero, nel senso che le ricollocazioni sono pochissime, molte sono finte e quindi ci teniamo sul gobbo, siccome noi siamo più vicini all'Africa e ci teniamo sul gobbo un bel po' di roba che dovrebbe essere smistata. Però allora, su questo posso dare dei numeri, sì, poi facciamo una domanda. Tra l'altro qui c'è Domenico Manzione che è di Forte dei Marmi e che è il sottosegretario che si occupa di queste cose, è in prima fila qua davanti. Do i numeri, sì. Che detta così già potete essere, sì, dai numeri. Sì. È vero ciò che dice Del Debbio. L'Unione Europea non ha fatto tutto quello che doveva fare, anzi ha fatto pochino di quello che doveva fare. Però non pensiamo anche che questo problema riguardi solo l'Italia, perché lo scorso anno l'Italia ha avuto 154.000 arrivi, giusto? 155.000. La Germania lo scorso anno ha avuto 1.170.000 arrivi. No, questo per dire che è vero che noi siamo più vicini, ma non si può nemmeno far finta di non vedere che anche altri paesi hanno avuto un bel afflusso. Cioè la Germania ha avuto 9 volte quelli che abbiamo avuto noi, 8 volte. Quest'anno quanti ne stanno arrivando? Quest'anno ne stanno arrivando qualcuno meno dello scorso anno. Siamo l'anno scorso al 21 di agosto si era a 106.000. Quest'anno siamo a 102.000. Sono tanti. Quindi ha ragione Del Debbio che il problema va affrontato. Non bisogna far finta di niente. Chi fa finta di niente è in malafede. Però bisogna anche dire che non siamo da soli. Perché? Perché se guardate i numeri, se fate caso ai numeri, bisogna avere la consapevolezza che questo problema è un problema europeo e la Germania ha avuto 8-9 volte le persone che abbiamo avuto noi. Quindi non facciamo la parte di... Io sono quello il primo che quando va all'Unione Europea dice «Ehi, e voi che state facendo? Non potete pensare soltanto che sia nostra responsabilità». Domani Merkel e Hollande li porto sulla Garibaldi, che è la nave che coordina le iniziative nel Mediterraneo, in un altro degli orgogli italiani. Quindi io sono per far sentire la voce italiana, però tra di noi bisogna anche dirsi che non si può far finta di non vedere... Noi ne abbiamo presi 150.000, la Germania 1.100.000. Ecco, sono qualcuno in più. Questo perché sia chiaro, per rispetto anche verso gli altri paesi, se no si racconta le barzellette, questo va detto. Sento un'altra battuta sulla questione interna dell'immigrazione, perché certe collocazioni, infatti io lo seguo questo problema da... Ce ne siamo accorti, lo seguo. Da un po' tempo. Ogni tanto ne parla, diciamo, sì, raramente. Ogni tanto... La battuta era raramente, ogni tanto 10 giorni al mese, diciamo. E d'altra parte qualcuno ne deve parlare, perché certo. Se no si fa finta di nulla. Allora, c'è una questione, che alcune collocazioni, indipendentemente da chi sia stato responsabile, poi un prefetto su del Veneto è saltato anche su una certa collocazione, avvengono avvisando i sindaci quando gli immigrati sono già arrivati. Lei è stato sindaco, sa perfettamente che si sarebbe imbestialito se gli fossero... è stato comunicato che arrivavano gli immigrati sul suo territorio dopo che erano già arrivati e soprattutto in certi comuni sono stati collocati un pochino più di immigrati che degli abitanti, questo soprattutto in alcuni comuni del nord, Lombardia e Veneto. Non è una questione che riguarda la Toscana in questi termini qua.
Insomma, lì non è una questione di Hollande, Merkel, la Garibaldi e cose. Lì è una questione di ragionevolezza e di organizzazione. Lei fa riferimento al prefetto di Treviso, sì, che quando era stato un anno fa, sì, un anno circa e mezzo fa, fece una cosa, diciamo, sbagliata, e infatti fu cambiato il prefetto. Cioè, noi, nel giro di 24 ore, cambiamo quel prefetto. Perché bisogna dirlo, è finito il tempo in cui chi sbaglia non paga mai. Noi, se uno sbaglia, può succedere a tutti di sbagliare. Ho capito. Guardate, io non so quanti... Apprezzo molto il vostro tentativo, però se come hai detto? È una grandissima figura toscana, fiorentina e di Collodi, e va anche a finire bene. Però voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa. Te che tu parli di Pinocchio e tu pensi di far la fatina... Ti voglio dire, se sei dipendente pubblico, no, perché a me mi garba stare a casa, come capite, sindaci, faccio finta di essere... Io sono Geppetto. Te Geppetto fa male. La vera domanda è chi fa i gatti e la volpe, vabbè. Voglio dire una cosa, se questo signore che è intervenuto con il megafono così spintaneamente fa il dipendente pubblico e... timbra il cartellino e poi se ne va, come è accaduto per troppi anni, con le nuove regole approvate dal nostro governo, in 48 ore viene licenziato. E se non viene licenziato lui, attenzione, perché la regola c'era anche prima. Ma cosa succedeva? Cosa succedeva prima? Che il dirigente poteva decidere. Cosa accade adesso? Che se tu non timbri il cartellino, cioè timbri il cartellino e te ne vai, il dirigente ha la possibilità di licenziarti, ma se non ti licenzia, noi licenziamo il dirigente. Questo è il meccanismo che fa capire che qualcosa è cambiato. Poi ci sono quelli bravi sempre a lamentarsi di tutto, quelli che dicono che non va mai bene niente. Io dico, non è mica facile cambiare le cose. Ci si mette lì, pezzo alla volta, e si cambia. Quel prefetto ha sbagliato? Non è più il prefetto di Treviso, punto. Poi però c'è la domanda di Del Debbio, che è una domanda seria. Perché? Perché noi abbiamo, ragionevolmente avremo, quanto Domenico? Altri 150.000 quest'anno. Sì. Se si abbassa un po', ora siamo almeno 3%, quanto si può parlare? 150.000, 145.000, non fondiamo diciamo numeri. 150.000. Aspettiamo. È chiaro che il meccanismo non può funzionare così in eterno. È evidente a tutti. Partiamo con ordine però, perché almeno si rimettono in fila. Da dove vengono questi immigrati? Primo punto, l'89%, l'anno scorso anni più, vengono dalla Libia. Perché? Perché 5 anni fa la comunità internazionale, sbagliando, andò a bombardare in Libia per ragioni interne di qualche paese, non farò nome, virgola, la Francia, virgola, e questo errore fu fatto anche poi da altri, anche noi, anche il nostro governo allora sbagliò. Allora che cosa stiamo facendo noi innanzitutto? Per essere seri, perché è facile andare lì e far finta di fargli splendidi, poi bisogna seguire le cose per benino. Intanto stiamo cercando di organizzare la cosa per il futuro. Quando mi hanno detto, perché non tu vai un po' a bombardare in Libia? Ho fatto, sì, bravo, intelligente. Noi innanzitutto stiamo cercando di mettere un freno e di sistemare definitivamente la questione libica, che non si risolve bombardando a casaccio per esigenze interne come è accaduto in passato. Ecco perché sull'aspetto della politica estera io insisto e rompo le scatole a tutti. Perché questi temi sono partiti quando non c'è stata l'intelligenza e la visione di pensare al futuro. Si è bombardato in Libia pensando di risolvere un problema e il problema lo si è creato, non si è risolto, ok? Allora, primo tema, politica estera di lungo periodo, politica estera con il cervello, non fatta con esibizione muscolare. Secondo punto, e qui c'è un tema di divisione. Noi abbiamo 100.000 persone ora. Diventeranno 150.000 a naso. Non è che si può pensare, noi cosa abbiamo detto in tutto questo periodo? Abbiamo detto dividiamoli un po' per uno, che è un principio per molti aspetti di buon senso. È meglio avere 5 persone sparpagliate su tutto il territorio nazionale che avere 5.000 persone in un determinato punto. Per esempio la Francia a Calais
li ha messi tutti insieme in una tendopoli da 8.000 persone. Noi no, noi non abbiamo fatto tendopoli. Però questo meccanismo, così com'è, non funziona più. Allora, qual è la nostra idea? Primo, bisogna che si affermi il principio si aiutano a casa loro, davvero. Ma per aiutarli a casa loro, che è la frase della Lega, io sono d'accordo, solo che per 15 anni la Lega, quando è stata al governo, ha tagliato tutti i soldi per la cooperazione internazionale e in Africa ci ha portato i diamanti del finanziamento pubblico, anziché portarci gli aiuti allo sviluppo. Aiutarli a casa loro vuol dire andare a fare degli investimenti. Ci sta lavorando Domenico e il suo team. Siamo stati in Niger, abbiamo un rapporto forte con loro, dobbiamo lavorare. Domenico chi è? Domenico Mazzone. Ah no, ecco, non lo dica perché molti non lo conoscono. Lei, Del no. Debbio non era attento. No, ero attento, ma Domenico sembrava il suo amico di scuola, invece è il prefetto, sottosegretario Mazzone. No, è il sottosegretario, prefetto è quella, la signora sì. E non è il prefetto di Treviso, va bene? No, così. È il prefetto di Lucca. Bravissimo, perfetto. E poi c'è il comandante dei Carabinieri. Sì. E poi c'è anche la mia nonna, c'ha 96 anni, l'ho vista qui, da un po' che ne avevo, forma spaziale. Buonasera signora. È davvero la mia nonna. Anch'io sono Geppetto, che c'entra? È la nonna, vero? Ah, ma ci credo, guarda, la vuoi salutare? No, che qui, dove... Buonasera signora, benvenuta. Grande gesto poi. Di eleganza e galanteria di Del Debbio. Come? La mia nonna ha ascoltato il sindaco, tanto per normale di Viareggio, perché sennò... Allora, finisco sul punto specifico perché finisca. È molto serio. Noi dobbiamo affermare un concetto. Uno, bisogna stabilizzare le zone da cui partono. Due, bisogna fare i campi dove si possono fare in Africa. E domani ne parliamo perché sia Angela Merkel che François Hollande hanno dato una disponibilità vera ad affrontare questo argomento. Ottimo. Mi sembra un passaggio importante. Tre, bisogna avere l'intelligenza di non... gestire questa partita suscitando allarme e causando problemi. Però vi devo dire anche una cosa. So che adesso prendo qualche fischio, ma non me ne importa niente. Io lo so che ho perso un po' di voti sulla questione dell'immigrazione, ma quando vedo un bambino che rischia di affogare nel mare, anche se qualcuno in Europa vorrebbe continuare a fare i discorsi, io sono italiano e penso che nei valori dell'Italia ci sia che prima ancora di discutere quel bambino si salva. E questo è quello che fa grande l'Italia rispetto agli altri paesi. E sono orgoglioso domani di stare sulla Garibaldi, per questi motivi. E si è fatto una cosa che molti di voi non condivideranno. Siamo andati a riprendere quel barcone da cui è partito tutto, quello dell'aprile 2015. L'abbiamo ritirato su. Quei ragazzi erano morti, quei bambini erano morti. Mi hanno detto, che vai a fare a ritirare un barcone pieno di morti? Io ho detto, non ho fatto il liceo a caso. Non ho fatto la scuola a caso. Quando leggevo certe pagine dell'Iliade o di Antigone che mi dicevano che seppellire i morti era il tratto di civiltà di un paese, io dico di un continente, io ho scelto, insieme alla Marina Militare che voglio ringraziare, di andare a riprendere quel barcone, di tirarlo su, di dare una sepoltura a quei morti e quel barcone voglio che stia in una piazza europea per dire all'Europa che non si può far finta di niente di fronte a quello che sta accadendo. Non ci si può commuovere ogni tanto e poi non far niente. Poi vanno aiutati a casa loro davvero. E per aiutare a casa loro, soldi in cooperazione internazionale, investimenti in Africa, interventi per andare a garantire che le persone possano essere rimandate a casa. Perché uno che scappa dalla guerra è un film, uno che viene pensando di avere qui prospettive economiche, gli va detto che le prospettive economiche vanno create in Africa, che è un continente che può crescere molto, quindi questo è lo spirito, però con il tratto dell'umanità che è tipica dell'Italia. Non dimentichiamoci che l'Italia ha bisogno dell'Europa, sì, ma lasciatemela dire così, l'Europa ha tanto bisogno dei valori dell'Italia. Sono orgoglioso e fiero di portare il tricolore alle riunioni dell'Unione Europea, perché di quei valori abbiamo bisogno tutti. A proposito di... Le ha fatto bene la vacanza, Presidente? No, la vedo in forma, insomma. No, e ora c'è tutta la parte politica interna ancora da fare. Poi si parla anche del PD, così, poi c'è l'argomento così a piacere. Si raffredda. Del Debbio c'è l'argomento a piacere, PD. Sì. Poi c'è i jolly, se lo metterà un po', D'Alema. C'è stato alla messa? Ieri, sì. Ieri. Se lo ricorda il Vangelo?
Vangelo, quello era difficile andare in paradiso, la porta stava un casino, il Vangelo di ieri non era bello, c'è stata anche lei la messa. Ci sono stato anch'io, sì. Sì. Non era un gran, cioè, con tutto il rispetto. La porta Vangelo... stretta, no, perché domani lei affronta una porta molto stretta, lo sa. Sì, quella di Vangelo secondo me è ancora di più, però... Quella ancora di più, ma domani a Ventotene senti, lei va... Senti, ragazzi del Debbio mi interroga sul Vangelo, comunque sì, la sapevo, visto? È promosso, infatti, un applauso per... per cosa? Anche perché se non mi ricordavi il Vangelo davanti alla mia nonna ero finito. Cioè... appunto. Io siccome lo sapevo che stato, c'era, tranquillo. Ascolti, non le pare una schifezza che non si siano sentite grandi voci in Europa su quello schifo che sta avvenendo in Turchia? E cioè, dopo il mancato golpe, praticamente ha messo in galera tutti i nemici di Erdogan? Io sulla Turchia ho detto con chiarezza, prima che ci fosse il golpe, che bisognava che l'Unione Europea ponesse il tema della libertà di stampa, lei se lo ricorda, con più forza. E sono stato ringraziato pubblicamente dal capo dei giornalisti turchi, uno di quelli sì, lo so, è vero. Che ha detto l'unico capo di governo che sì, ha posto il tema della vero. Libertà di stampa è il primo ministro italiano. Le do atto che è vero. Non è che l'ho fatto io, l'ho fatto perché sono quei valori di prima. Dopodiché oggi voglio dire due cose. Uno, noi dobbiamo ricordare alla Turchia che ci sono dei valori che sono non negoziabili. Chi mette in carcere un professore di scuola, un professore di università, un giudice, un giornalista, sta mettendo in carcere il proprio futuro. E quindi noi dobbiamo dire con molta forza che i valori dell'Unione Europea sono quelli totalmente diversi da mettere in galera i professori, i giornalisti e i giudici. Va detto con forza, tutti. Due, va data la solidarietà oggi ai turchi. Oggi c'è stato un attentato stanotte, pazzesco. Il presidente Erdogan ha dato sembra la responsabilità... Sembra che fosse un adolescente colui che l'ha fatto. All'ISIS dicendo che è un adolescente di 14 anni, kamikaze. 50 persone, non si è ancora capito bene quanti sono, comunque la nostra solidarietà di tutti a quel popolo che oggi è sofferente e piange. Ma fatemi anche dire un'altra cosa, visto anche il dibattito di prima. Ieri l'altro in Turchia è stata uccisa una ragazza di 22 anni, un transgender, una ragazza che è stata, era l'icona del Gay Pride a Istanbul ed è stata uccisa evidentemente per la sua battaglia per i diritti di tutti. Io vorrei che arrivasse un messaggio di affetto alla sua famiglia, a tutta la comunità che la piange, perché noi dobbiamo essere capaci sempre di difendere i valori quando mettono in difficoltà qualsiasi tipo di persona. Detto questo, De Debbio, le dico, la vicenda turca è un po' complicata, ecco, perché volevo... si è perso il treno 10 anni fa. Appunto. Perché questa era l'unica cosa su cui andavamo d'accordo. Però non si può riprendere a qualsiasi condizione, perché se no quello che dice lei domani sono a Ventotene è sfuma. Siamo perché d'accordo. Ventotene era un'Europa nella quale la Turchia avrebbe potuto entrare, però alle condizioni. Sa chi erano gli unici due che erano d'accordo nel far entrare la Turchia 10 anni fa? Prodi e Berlusconi. Era, credo, l'unica cosa su cui erano d'accordo. Sull'avere un rapporto diverso con la Turchia. Si è perso quel treno, allora furono gli altri paesi a dubitare. Avevano tutti e due un buon rapporto. Berlusconi era testimone di nozze della seconda figlia di Erdogan, qualcosa del genere, il primo film, mi ricordo di chi. Prodi aveva un rapporto storico, la posizione dell'Italia era molto di supporto alla Turchia di allora. Le cose sono cambiate in questi 10 anni e noi bisogna dire con molta forza, con molta chiarezza, io l'ho detto anche con molto rispetto al presidente Erdogan, che è arrivato qua, ha detto i giudici italiani si occupino, ha detto i giudici italiani fanno quello che dice la Costituzione e le leggi, non quello che dice il presidente della Turchia. Quindi ciascuno abbia rispetto e pensi ai fatti propri. Senta, ai propri fatti un passaggino ancora sulle questioni internazionali. Ho anche difeso giudici, ha visto? Un passaggino ancora doveroso, a parte le battute, doveroso, sacrosanto. Ci sono dei giudici che hanno pagato con la vita. Io non mi faccio dire da qualcun altro che cosa devono fare i giudici italiani. Penso a Falcone, a Borsellino, a Livatino. Ma di che si parla? C'ha ancora le domande di politica estera lei. Se gradisce. Io sono a disposizione. Però i fotografi ogni tanto devono abbassarsi, sennò quelli dietro si arrabbiano. E qui tutto per prendere voti, ragazzi. Altri 30 sì a referendum. Ragazzi, abbassatevi, basta un sì per abbassarvi, dai. Mi è piaciuta questa. Una battuta. Si può procedere? Prego, ancora. Grazie. Qua.
Allora, dicevo, qui c'è una questione che si chiama Putin e poi dopo passiamo al resto. E la dico perché non è una questione di letteratura, è una questione molto concreta. Putin sta lavorando su tre campi fondamentali: interno, perché Crimea, non Crimea, eccetera, e dimostra che se ne fa un baffo di quanto sostiene l'America. Nel frattempo che finisce la presidenza di Obama, poi se arriva la Clinton sarà un'altra cosa, se non arriva ci deve essere uno che viene dalla Turchia. Deve essere il cugino di Trump, perché si è arrabbiato sulla Clinton. Allora, poi c'è la Siria. Si riconosce dalla capigliatura, no? In Siria ha preso possesso della situazione e non ultimo, diciamo così, che in Turchia con l'alleanza con Erdogan si pone un problema, no? Allora, questo naturalmente, quando è che in politica, lei lo sa meglio di me, quando è che in politica uno va avanti? Quando c'è un vuoto, lo riempie e ora lui sta riempiendo il vuoto statunitense e anche un po' di vuoto europeo. Allora, lei come si mette in questo punto? Domani è importante da questo punto di vista. Condivido soltanto parzialmente la sua considerazione, dica. Cerco di essere breve, questa sì. È una cosa molto seria, cioè Del Debbio ha posto il tema di politica internazionale più importante, cerco di non essere noioso, di dirla nel modo più sintetico, sperando di non essere superficiale e banale. Primo punto, da che parte sta l'Italia? L'Italia sta dalla parte della comunità occidentale da sempre, cioè gli Stati Uniti d'America sono per noi il punto di riferimento da sempre. E io sono molto fiero e orgoglioso di aver avuto tante volte la possibilità di parlare con il Presidente degli Stati Uniti e riconosco a questo Presidente degli Stati Uniti di aver scritto pagine di storia, sia sul piano interno, penso alla sanità per tutti, penso agli interventi che ha fatto per rilanciare l'economia, al piano estero e internazionale. Detto questo, c'è un problema nuovo in questa fase. E c'è un ruolo della Russia che è un po' particolare, perché da un lato, Del Debbio, bisogna ricordare che la Russia ha violato i confini dell'Ucraina. Se non si parte di qui, manca... E gli abbiamo dato anche le sanzioni dove ci abbiamo perso un 4 miliardozzi. Guardi, 4 miliardozzi si sono persi perché il petrolio è andato giù. Poi comunque il tema delle sanzioni esiste, è vero, ma non è il tema. E comunque se uno viola l'integrità territoriale di un paese, bisogna dirgli e non si fa. Non è che dice ma io ho un interesse economico, schietto zitto. D'accordo. Il punto vero è che poi bisogna che anche l'Ucraina faccia la sua parte negli accordi di pace. Perché siccome si sono fatti degli accordi a Minsk, bisogna che la Russia faccia la sua parte, ma anche l'Ucraina faccia il processo di pace dal suo lato. Cosa sta facendo Putin, secondo me, di molto visionario e intelligente? Sta giocando la carta dell'identità culturale. Cosa ha fatto Putin? Ora non vi voglio addormentare su questa roba, ma Putin ha fatto una cosa di grande interesse, di grande intelligenza politica. È andato a Palmira, quando Palmira è stata liberata, Palmira è quella città romana bellissima, che era il luogo dove si facevano i teatri, dove si facevano i concerti, poi era diventata patrimonio dell'ISIS, l'ISIS lì ci ha fatto di tutto, impiccagioni, ci ha distrutto le persone, ha decapitato gente, l'ha ripresa la comunità internazionale anche grazie alla Russia e Putin a Palmira ci ha fatto un concerto di musica classica mandando il direttore d'orchestra suo amico. Perché dico che è importante? Perché gioca la carta dei valori culturali, che è una carta fondamentale. Io domani lo dico con forza alla Merkel e a Hollande. Se ammazzano i preti in chiesa bisogna fare di tutto perché non soltanto si tengano vivi i valori, ma si rimettano a posto le chiese. Se intervengono nei teatri e nei musei a uccidere, bisogna far di tutto per fare investimenti in cultura, nei teatri, nei musei. Se chiedono di cancellare la musica, come ha fatto l'imam a Rouen, ha detto non sentite la musica che è peccato, io dico che bisogna fare sempre più musica nelle piazze, nei luoghi, bisogna investire sulla nostra identità culturale. È un valore questo. Non è né di destra né di sinistra, è un valore europeo. Allora, a fronte di questo, cosa fa Putin? Putin investe su questo filone culturale.
ne approfitta di un vuoto. Io non credo che stia approfittando di un vuoto. Io credo che il rapporto tra Europa e Russia vada giocato nel rispetto dei ruoli, perché ci sono alcuni paesi, i paesi baltici, i paesi di confine, che pensano che si debba vivere di nuovo la guerra fredda. A voi siete fuori di testa. Vabbè, ma quello Ma gli si è detto bene nelle riunioni. Dall'altro, però, quando Putin a San Pietroburgo, l'Italia era l'unico paese che c'era, io ci sono andato, invitato da Vladimir Putin per portare, comunque, noi si porta dialogo, noi si costruisce i ponti, non si costruisce i muri, noi siamo l'Italia, e da questo punto di vista si creano le occasioni di dialogo. Io sono stato a San Pietroburgo e ho detto però a Putin che per me gli americani, che lui ironizzava sulla democrazia americana, sono un modello di democrazia. Allora, il ruolo dell'Italia, per rispondere alla domanda di Del Debbio, qual è? Quello di costruire ponti. Non fanno rumore quelli che costruiscono i ponti. Oggi vanno di moda quelli che costruiscono i muri, che costruiscono gli scontri, che insegnano ad aver paura degli altri. Io penso che per i nostri valori, che sono gli stessi dal primo minuto che sto parlando, per i nostri valori noi abbiamo la necessità di abituare l'Europa a costruire i ponti di dialogo e non i muri di divisione. Vale anche per la Russia, vale anche con la Russia. Ho capito. Senta, passiamo all'economia. Eccoci. Allora, lei si appresta a fare un'altra manovra, no? E ha già tirato, insomma, si è già capito un po' di roba, ora ce la dice meglio lei, ma insomma ho capito che ci sarà qualcosa sulle pensioni, se non mi sbaglio. Spieghi bene però, perché quando si dice manovra sulle pensioni, no, la gente mette le mani al portafoglio, diciamo, per non dire le altre parti. Nel senso, vuole alzare le minime. E bisogna dare un po' più di soldi in tasca ai pensionati. Ma aspetta, non ci arrivi subito. No, perché faceva le manovre prima. No, io prima volevo sapere dove le manovre retromarcia. No, a me mi interessa sapere dove trova i soldi, Presidente, perché qui la manovra che lei dice ci vuole una ventina, quanto ci vuole? Meno? Meno. 14? No, aspetti, se no sembra si tiri i numeri a caso. Comunque, allora, ci vogliono tanti soldi. Dove li trova? Allora, le aprono ancora un po' il rubinetto del deficit? Però spera, il rubinetto del deficit è un rubinetto che noi teniamo più chiuso di tutti gli altri. Sì. No, perché diciamolo anche questo, perché poi noi italiani ci si fa del male. Noi, il mio governo è quello che ha chiuso di più il rubinetto del deficit. Monti il primo anno faceva il 4% di deficit, Letta il 3, noi si è fatto il 2,3 quest'anno. Cioè noi stiamo spendendo meno degli altri. E noi che si fa il 2,3 si spende meno di quello che fa la Francia, che fa il 4, poco meno del 4. La Spagna, tutta a dire, ma com'è bellina la Spagna? Fa il 5% di deficit. Fatemelo fare a me il 5% di deficit. Sono 40 miliardi da spendere in riduzione tasso e investimenti. Cioè noi, siccome abbiamo un debito pubblico alto, dobbiamo stare molto attenti sul deficit. Ma siamo tra i più bravi di tutti, siamo tra i più virtuosi di tutti. Invece noi italiani siamo bravi sempre a raccontarsi, il deficit è più basso rispetto agli altri. Ci sa un debito altino, no? Ci sa un debito altino, però il debito è stabilizzato. Cioè noi il debito non si considera in valore assoluto, si considera con il PIL. Sì. Perché se te dici nuovo record di debito, è chiaro che il debito pubblico sale sempre come sale sempre il PIL. Sarebbe come dire nuovo record del PIL. Ora non buttiamolo troppo sull'economico. La sintesi è, noi bisogna fare, con buonsenso di padre di famiglia, cercare di continuare ad abbassare le tasse. Oh, io del debito ci sono rimasto male. Anche oggi, questo è qualcuno dei miei più che degli altri partiti, tutti a dire Renzi sbaglia a ridurre le tasse. Io sono accusato dai cittadini di abbassarle poco e accusato dai politici di abbassarle troppo. I politici sono tutti i suoi, Sì, gli altri chiacchierano, ma non è che li hanno abbassati. No, nel PD dico. Sì, no, io dicevo che gli altri, ma non apriamo problemi. Mi l'ha detto Speranza, tradendo anche il suo cognome, tra l'altro, perché ma hanno detto, bisogna smettere di abbassare le tasse. Allora, io vorrei soltanto che fosse chiaro, da quando noi siamo al governo... L'ha detto anche D'Alema, ma quello è un altro Quella discorso. È la domanda a piacere, però la pensavo che me la mettesse sul referendum. No. Lo dicevo se me così la metti per anche dire. Sulle tasse è un casino. No, lo volevo dire. C'ho due jolly. Lo volevo mettere a cappello un po' Una domanda coi baffi, diciamo. Allora, esatto. Andiamo. Che applaude? Da lei, ma lei? No, signora. Racconti no, che ci ha fatto. La battuta. Lei ci deve dire che ha fatto. Vabbè. Allora,
Poi arriva D'Alema. Il tema delle tasse. No, ci si arriva dopo. Le tasse. Cosa abbiamo fatto noi in questi 2 anni e mezzo? Mica tutto bene, per carità, però intanto gli 80 euro. E la gente, gli 80 euro. Io continuo a pensare che il più grosso errore di comunicazione che ho fatto è sugli 80 euro. Gli 80 euro non sono una mancia elettorale. Sono per chi guadagna un sacco di soldi una mancia elettorale, ma per chi piglia 1.020 euro al mese facendo il metalmeccanico o facendo l'operaio, passare da 1.020 a 1.100 è il più grande aumento mai avuto in busta paga. Nessun sindacato ha dato 80 euro in un aumento contrattuale. È un atto di giustizia. Poi ci sono quelli che non li pigliano e dicono Bellino, a lui sì, a me no. Poi ci sono quelli che dicono, ah ma tu ce li chiedi indietro. Non è vero. Ci sono 10 milioni di italiani che da 2 anni e mezzo prendono gli 80 euro. 87 mila, lo 0,8%, ha sbagliato a fare la domanda e deve quindi, siccome non sta dentro le fasce, restituirli. 161 mila, l'1,6, ha sbagliato, non ha fatto la domanda, glieli stiamo dando in più. Quindi non è vero che c'è la gente che deve restituirli. Gli 80 euro sono la prima misura di giustizia sociale. Non basta, non basta. Poi si è fatto l'operazione sul lavoro. Gli incentivi per il Jobs Act e l'abolizione dell'IRAP, costo del lavoro per le imprese. Com'è? Come non è, ci sono 599.000 posti di lavoro in più. E mi fanno, non basta. Io qui ho l'invidia di Berlusconi, bisogna lo dica. Bisogna lo dica perché Berlusconi, non ti arrabbiare Mallegni, eh? Allora, c'ho l'invidia di Berlusconi perché? Berlusconi ha fatto i manifesti, 1 milione di posti di lavoro in più. Non li ha mica fatti 1 milione di posti di lavoro, ha fatto 1 milione di manifesti, ma non 1 milione di posti di lavoro. No, però i manifesti erano bellini. Fermi, cosa applaudite? Se te chiedi a un italiano che cosa ha fatto dal punto di vista di governo, non parliamo di altro, Berlusconi, la prima frase che dicono è però ha fatto 1 milione di posti di lavoro. Non è vero! Noi si è fatto 600.000 posti di lavoro e non ci fila nessuno. È evidente che c'ho qualche problema di comunicazione. Ma insomma, sì. Ce l'ebbe anche Berlusconi, ma che problema ho la stampa, eh? Berlusconi c'aveva altri problemi, no, lasciamo stare. Ah, secondo punto, stampa, allora, sì, è arrivata la moglie, ma lasciatela stare, tranquillo. No, cioè, no, tranquillo, c'è la moglie, la nonna, c'è la figliola, la moglie e la nonna, guarda, sono tutte... Bene. Manca la mamma, spero, cioè che non ci sia, se no... Rete 4 cosa? E che c'è? Chi è Confalonieri? Chi è lo zio di Confalonieri? Stia buono lei. Allora, no, aspetti. Non c'ha la voce sul non c'ha Confalonieri, no, grande no. Uomo di cultura. No, ecco, non quella riflessione di Confalonieri, Confalonieri, la riflessione sulla cultura gli sarebbe piaciuta. Secondo punto, il lavoro. Terzo punto, l'IMU, prima casa. Sono diversi milioni di italiani che non la pagano più. Quarto punto, a me sta qui, lo so che molti non piace, gli agricoltori. L'IMU agricola e l'IRAP agricola. Via. Allora, queste tasse si sono ridotte. È sufficiente? No. Ma si è iniziato a ridurre le tasse. Quando sento dei politici del mio partito che dire non bisogna che dicono non bisogna ridurre le tasse, io mi metto le mani nei capelli perché dico la misura più importante per gli italiani oggi è la riduzione della pressione fiscale ed è un aspetto che è fondamentale. Senta. Mi dice che c'è? No, no, sto chiedendo se si è perso a pallavolo. Si è perso? Sì. Vabbè. Ho capito, signore. Ah, no, non si è perso, si è vinto l'argento. Vabbè. E no, questo è il bicchiere mezzo pieno. È il bicchiere mezzo pieno. Brava, brava signora. Premio. Facciamo un applauso a Blengini, al presidente Magri, a Birarelli, allo Zar, a tutti loro. Allora. Senta, ci dica un po' come la vede lei, perché alcuni la critica... A un certo punto si va via, perché sennò questi mangiano. Ma io mi hanno detto di ci abbiamo tempo fino alle 3:30. Io domattina domani c'ho la Merkel. Cioè, sì, vabbè, tutte le volte l'ha intervista, il giorno dopo c'ha la Merkel. E vengo da lei perché mi sento più tranquillo. Ebbene, sono contento. Anch'io, guardi, dopo che ho parlato con lei mi sento più tranquillo. Allora, dicevo, ci spieghi un po' questa cosa qua. C'è chi la critica, sa che gli economisti sono divisi in due, no? Quelli che dicono che per fare la ripresa bisogna dar soldi alle persone, quindi alla domanda, diciamo, e quelli che dicono no, questa strada qui non funziona, bisogna dare più all'offerta e quindi diminuire le tasse sulle imprese e poi dopo si fa il lavoro, eccetera, eccetera. E la critica da tutte e due le parti.
Allora, io volevo capire che spieghi lei qual è il suo modellino che c'ha in testa, cioè nel senso, lei come dice, diminuisco le tasse, perché poi abbiamo lo zero di crescita nel secondo trimestre, ok? E non c'entra la Brexit, perché lo sa che la Brexit è stata 3 giorni prima che finisse il trimestre. Allora, la Francia quanto ha fatto nel secondo trimestre? Ha fatto poco più dello 0,2. No, ha fatto zero. No. No, no. E glielo dico io, scommette? No, no. Si fa la scommessa? Quanto? Vengo una trasmissione televisiva, no, la conduco io, no, non si può quella, fare. Quella no, questa è il mio sogno. Che bella scommessa, si scommette un bicchierino, un caffè, un caffè. No, venga, si scommette. Ho capito, se le dico la Francia ha fatto uguale, si fidi. Vabbè. Ha fatto zero anche la Francia. Gutgeld, non suggerire però, perché se tu suggerisci poi non scommette. L'onorevole Gutgeld la sa, è preparato. Beh, è un economista. È un economista, c'è anche questa, di difetto. Sì, sì. Prego. No, dico, e allora qual è il modellino? Il modellino per come me si è fa il seguente, far ripartire l'economia? Per far ripartire, diciamo. L'economia non va benissimo, ok? No, meno io di sono zero. D'accordo. Io dico, va bene, è ripartito il mercato del lavoro, ancora l'economia non è ripartita come noi vorremmo. Però sento dire da certa gente, ma tu hai fatto crescita zero, noi siamo a 0,6. Che, se fatto, guardiamo in ordine, 2012 quant'era con Monti? Meno 2,3, cioè non è che si parte da più 5 e siamo andati a zero, si parte da meno, quegli altri erano a più e sono andati a zero, noi si partiva da meno e si sta migliorando. Con Letta 2013 quant'era? Meno 1,9, ma lei ne controlla, ma è così, fidati, te lo dico io, fact checking, no, tu puoi controllare. Nel 2014, nell'anno della cercava transizione, meno 0,4, l'anno scorso più 0,8, quest'anno nel primo semestre si è fatto più 0,6, io spero di arrivare a 1,2, vedremo a quello che si potrà arrivare. Però l'inversione c'è stata, il punto vero è che se tu hai tagliato in nome del Dio austerity gli investimenti, perché negli anni 2006-2008 gli investimenti erano circa 40 miliardi di euro all'anno, nel 2012-2013 gli anni Monti, Letta, qui c'è il viceministro delle infrastrutture, poi c'è mezzo governo, c'è Riccardo Nencini che conoscete, volto noto in Toscana e non solo, viceministro delle infrastrutture, vi potrà dire che nel 2012-2013 siamo arrivati a 30 miliardi l'anno, cioè scusi, 2012-2013 20 miliardi, allora 2006-2008 40 miliardi, 2012-2013 la metà, 20 miliardi l'anno, adesso siamo a 29 miliardi l'anno, bisogna far ripartire gli investimenti e per far ripartire gli investimenti bisogna spingere. Bisogna tirare delle botte perché riparta e si inauguri la variante di Valico, perché si tiri delle botte al quadrilatero nelle Marche, perché si faccia la Salerno-Reggio Calabria. Ho capito. E mi ridevano tutti dietro i giornalisti stranieri. Dissi, oh, entro la fine del 2016 sarà pronta la Salerno-Reggio Calabria. I giornalisti stranieri sbellicati dalle risate, che lì per lì sorridi anche. Poi però ti gira le scatole perché capisci che stanno ridendo dell'Italia. Allora io... preso l'impegno con Del Rio, con Nencini, con tutti loro, questa cosa si sta facendo, piano piano si riparte. Quindi, scusi, lei ritiene che il modello è giusto, è questione di tempo? È questione di tempo, è questione di fiducia. Va bene. È questione di fiducia ed è questione di dire che la parola austerity in Europa ha combinato soltanto danni. Allora, giusto stare attenti al debito, non bisogna far crescere il rapporto debito-PIL, ma non si può continuare con un approccio... Beh, domani incontra la responsabile, glielo dica, insomma. Mi ha dato suggerimenti. Beh, scusi, la cosa... chi è responsabile dell'austerity in Europa? In Italia ce ne sono diversi. Ma sostanzialmente... Perché fanno finta tutti, ma ho capito. Il fiscal compact... Benissimo, andavano e l'hanno prendere... votato tutti, Ho capito. Quelli di... Oggi io vado in Parlamento e ma trovo gente che da 30 anni... Ma chi ha dettato la linea in Europa? Mica noi, no? Sì, ma noi si è seguita bene. Vado in Parlamento, mi fanno tutti i grandi discorsi, perché lei deve chiedere, lei deve pretendere... Fatto, scusi, una volta ho detto in questo tempo, ma chi l'ha votata il fiscal compact qui dentro? Lei, ora non voglio dire di un autorevole mancato premio Nobel di Forza Italia, capogruppo, l'onorevole professor Brunetta, era lì che urlava dicendo, perché? Ho fatto, scusi Brunetta, lei come ha votato il Parlamento? No, io ho votato a favore. Ah, bravo! E poi ti viene a dire a me. Io non avrò vinto il premio Nobel, nemmeno lui se per questo. Però almeno l'incoerenza di dire una cosa e di fare un'altra, beh, almeno io non ce l'ho. Va bene, passiamo al referendum. Referendum e poi si va via? Come vuole lei. È lei il Presidente del Consiglio, sai, io sono un conduttore. No, perché volevo farvi cenare.
Sì, ma la gente vedo che sta volentieri. Sì, poverini, sono qui, c'è Sant'Ermete domenica. Non vedo, stanno anche molti in piedi, quindi evidentemente tutti gli argomenti interessano. Senta, il referendum, nel caso che vincesse il no, lei che fa? Tutti mi fanno, ma lei che fa nel caso in cui vinca il no? Io rispondo e poi mi fanno, vedi, personalizza. Cioè, io non l'ho mica detto. No, me l'ho fatta da solo. Ma che fa, la domanda e risposta? Fa tutte e due. Intanto mi risponda, poi vediamo allora, che dico io. Io le dico, nel caso in cui vinca il no, sì, bisogna uscire da questa cultura che anche noi, quello che, lei, che io faccio lo sa benissimo lei, per cui sì, l'ho già detto, non è questa discussione. Ma insomma, però che il punto è un altro. Il punto è che questo referendum è un referendum molto semplice. Per colpa mia, perché ho sbagliato, per colpa anche mia, è diventato una sorta di dibattito internazionale su tutto. C'è quello che dice che è sul governo, c'è l'altro che dice no, è sulla legge elettorale, c'è quello che dice è sulla linea di politica economica. Allora, io vorrei dirvi qual è la domanda che voi trovate sulla scheda. La domanda è, volete voi approvare la riforma costituzionale che taglia i parlamentari? Perché questo è il testo, che prevede la riduzione dei costi della politica. Infatti bisognerebbe fare i manifesti stampando la tessera elettorale. Che prevede la riduzione dei costi della politica, che semplifica i poteri delle regioni. Cioè, anziché avere 20 regioni che fanno tutte e 20 promozione turistica in Cina, si fa la promozione turistica del paese. Anziché avere 20 politiche diverse di smaltimento dei rifiuti nei cantieri, si fa una sola politica che supera il meccanismo del ping pong Camera-Senato che abbiamo solo noi, che abbassa lo stipendio dei consiglieri regionali, mi scuso con i presenti, ma non me ne frega nulla, sono affari loro, e elimina i rimborsi elettorali delle regioni, i rimborsi dei gruppi consigliari delle regioni, che abolisce il CNEL e che permette di avere un quorum più basso al referendum. Ora, se questa è la domanda, chi vota sì, vota per tagliare le poltrone. Chi vota no, non è che vota per l'invasione delle cavallette, mantiene il Parlamento più numeroso e più costoso della storia dell'Occidente. Okay. Chi vota sì, semplifica il Paese. Chi vota no, si tiene il Paese che c'ha ora. Si tiene le poltrone e dice, noi votiamo no per difendere la democrazia. No, vi svelo un segreto, la democrazia non è sotto assedio in Italia. Se vince il no rimane tutto come adesso, se vince il sì saltano delle poltrone. Quindi chi, vedo degli autorevoli senatori delle opposizioni che combattono, fanno bene. Perché però non stanno difendendo la democrazia, stanno difendendo del tutto legittimamente le loro poltrone, stanno difendendo i loro rimborsi. E io sono convinto che gli italiani, nel dubbio tra votare sì e votare no, se gli si dice che è un referendum su Renzi, e lì ho sbagliato anch'io, ci sono cascato, se gli si dice che è un referendum sulla legge elettorale, se gli si dice che è un referendum sui massimi sistemi, potranno avere... Ma se leggono il quesito, leggete il quesito, ci sarà un sacco di gente che vota Grillo, che vota Lega, che vota Forza Italia, non solo quelli del PD, che andranno a votare e diranno a me Renzi mi sta anche antipatico. Però tra avere un Parlamento con 945 parlamentari super pagati, i più pagati d'Occidente, e ne averne due terzi anziché tutti i 900, io voto per semplificare. Scommettete che finisce in questo modo? Volete ridurre i posti dei politici? Sì o no? Volete no? Teneteveli ragazzi, teneteveli, cioè, non è che mi offendo, cioè, perché sembra dice, che succede se voti no ci rimani male. Se voti no, vi tenete i parlamentari che avete sempre avuto. Poi voglio vedere il primo esalto e dice, ma io avrei dei dubbi. E già che ci sono, direttore, me la fai dire una cosa sull'Ampi? Posso? No, perché questa storia è l'Ampi. L'Ampi. Posso invitare qui dalla Versiliana? Voi avete visto che l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha fatto la polemica contro il PD perché il PD ha detto che vota sì. Dice, ma bisogna anche ascoltare, capito? Il PD vota sì, cioè, perché poi chi può votare no voterà no, non è che si va a rincorrere con forcone. Sì, D'Alema fa comitati per il no. Ma D'Alema, ragazzi. Oh, io sono un giornalista, devo dire le cose che leggo. Oh. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Sì, però se la faccia anche lei. No, io non me la faccio, io ce l'ho chiara. Se D'Alema avesse messo
un decimo del tempo che ha messo per attaccare me, nell'attaccare Berlusconi quando guidava il partito, non avremmo avuto quel sistema lì. E non è un caso che D'Alema sia in compagnia di Berlusconi, di Grillo e di Salvini. E si sono ritrovati. Io li voglio bene. Ma non senti, c'è bisogno di rispetto, perché alla fine, capito, D'Alema pesca sempre la carta di attaccare quello più vicino a lui. Una volta gli ha toccato con Prodi, una volta va bene, è legittimo, è assolutamente rispettabile che ci sia questo. Avevano fatto una proposta di riforma che era molto più dura loro, quando ci fu la commissione bicamerale guidata da D'Alema. Proponevano di cambiare i poteri del Presidente del Consiglio. La stessa riforma di Berlusconi del 2006 proponeva di dare al Presidente del Consiglio il compito di sciogliere le Camere, di fatto. Il Presidente del Consiglio che verrà, quello che voterete con la nuova Costituzione se passa, non potrà neanche scegliersi i ministri. Rimane esattamente con gli stessi poteri di oggi. La Corte Costituzionale ha gli stessi poteri di oggi. Non cambia niente nel sistema di controllo. Cambia una cosa. Ci sono meno poltrone. Ci sono meno rimborsi. E se D'Alema vuole fare la battaglia per difendere le poltrone per i rimborsi, magari sperando di tornare in Parlamento, auguri, se gli italiani vogliono lui, che si prendano lui. Però c'è una cosa che va detta a D'Alema e agli altri. Non si utilizzi il referendum costituzionale per cercare di avere la rivincita per il congresso del partito, perché quello sarebbe poco serio per il Paese. Il congresso del partito c'è, si farà e lo vincerà chi avrà le idee per gli iscritti del PD. Va bene. Senta, e a quelli dell'Ampi, me lo faccia dire, sì, le volevo chiedere questo. All'Ampi, che gli vuol dire smuraglia? Il presidente dell'Ampi tutti i giorni dice che noi non vogliamo l'Ampi alle feste dell'Unità, a dire di no. Allora, io premesso che ci sono dei fior di partigiani, penso al comandante Diavolo, chi ama i Modena City Ramblers troverà una bellissima canzone su di lui, la leggenda del comandante Diavolo, comandante Nicolini, uno che ha fatto la resistenza davvero, e con lui tanti altri che hanno detto che voteranno sì. Come ci sono tanti partigiani che hanno detto che voteranno no. Poi c'è l'Ampi, che è una grande associazione. Però sembra tutti i giorni che il PD abbia paura dell'Ampi. Allora, sabato o domenica prossima, decida lui dove, come e quando. In una delle feste dell'Unità, a Bologna, a Modena, a Reggio Emilia, io invito il presidente dell'Ampi sul palco insieme a me per un confronto civile, pacato, sulle ragioni del sì e del no. La festa dell'Unità del Partito Democratico in Emilia-Romagna, a Reggio Emilia, che è il luogo simbolico, a Bologna, dove vogliono loro, il presidente dell'Ampi viene sul palco, davanti a tutti quelli della festa dell'Unità, ci dice perché vota no, io dico perché vota sì, i cittadini voteranno come gli pare, ci si dà un abbraccio e poi la finisce qui. Perché è impossibile continuare a dire che noi non vogliamo il confronto. Noi non vogliamo un paese bloccato dai no, dai veti, dai forse, dal si rinvia. Sono 30 anni che promettono di fare le cose e non le fanno. Ora è arrivato qualcuno che le fa e dicono sì, ma io le avrei fatte diverse. Ho capito. Io chiedo che si discuta nel merito, perché nel merito, se si discute nel merito, vedrete che saranno tantissimi gli italiani che dicono sì, non a me. Magari è gente che quando si va alle elezioni vota 5 Stelle, vota Forza Italia, vota la Lega, vota la sinistra, votino quello che gli pare. Ma si potrà continuare con le regioni che legiferano su tutto, anziché ridurre i poteri delle regioni, semplificare e avere un sistema che funziona meglio, sì o no? Questa è la domanda del referendum. Sabato e domenica, si chiama la festa dell'Unità. Io? Se vuoi anche lei, magari si fa da un'altra parte, però lei non la vedo il tipo da festa dell'Unità del debito. Ma io vado per tutto. Sì, ma volentieri si mangia la porchetta. Ma non me ne frega nulla, sai. No, ma magari a lui sì, cioè. A lui io sono fatti volentieri suoi. Sempre. Io figurio. Lei è sempre benvenuto. Si io sono figurio. Benvenuto a lei. Appunto. E tutti e due siamo benvenuti. Da me di casa, quindi. Come? Anzi, se vuol venire il 12 ricomincio, se vuol fare un'intervista a Quinta Colonna, si fa. Beh, bene, così, invasione sì. Delle televisioni da parte del Presidente del Consiglio. Ma lasci stare, da me non lo dicono, io sono una specie di parrocchia extradiocesana, sa di quelle... Oh, mi ha interrogato prima sul Vangelo di ieri, Agnese, la sapevo, quindi sì, mi ha interrogato. Anche mi diceva nonna, un attimo, se no è verrà in moglie dopo, perché... Dovevo vedere un attimo. Senta, visto che domani va lì a Ventotene e poi si finisce... No, ma perché domani... sugli spazi televisivi ci fanno le polemiche tre volte. No, gli spazi televisivi, allora, se lo vuole affrontare, si affronta. Allora, la questione è questa, Perché ci sono alcuni che dicono che nella RAI, lascio perdere Mediaset per motivi anche di così, insomma,
No, del 27 del mese, insomma. E dicevo, perché io ci lavoro, non so se la sapevo. Me l'avevano detto, sì. Sì. Allora, come lancia la pubblicità del Debbio quando siamo in trasmissione? E dico, ma come mai la lanci con tutta questa enfasi? Oh, e mi pagano, va bene. Proprio di Lucca, si vede di Lucca. Cioè, chiedo scusa a Lucchesi. Che vuol fare, Lucchese Fiorentina? No, no, per carità, siamo amici. Quasi. Anche perché quando si fu in A, noi siamo stati, allora gli racconto sta storiella che è un minuto, noi siamo stati in Serie A con la Lucchese nel 1936. E si fecero due partite. L'ha presa piano. Sì, l'ha presa, no, due partite con la Fiorentina. E come finì? E finì 1-1 all'andata, 2-2 al ritorno. Quindi non avete vinto neanche lì. Quindi state buoni. Ed è il motivo per cui non tornate più in Serie A. Ovviamente, paura, esattamente. Sia buono. Io allora, sono sicuro che Eugenio Giani saprebbe nel dettaglio anche i tabellini dei goleador di quella partita. Chi l'ha fatto non so, ma si fece 1-1 in andata, 2-2 in ritorno. Fa gli auguri di buon compleanno alla Fiorentina, fa i 90 anni la settimana prossima, ci è andata male ieri, ma insomma... Tanti auguri alla Fiorentina. Senta, dicono quelli dei comitati del no che non parlano a sufficienza e che gli esponenti del governo parlano molto di più di quelli del no. Considerano negli spazi, cioè se il ministro delle infrastrutture, sì, Del Rio va in televisione a dire ragazzi abbiamo fatto un accordo con Ryanair che fa un investimento da 1 miliardo di euro, io credo che dia una notizia, virgolette, di pubblica utilità. Ora qui c'è, tanto a proposito di altri, il sottosegretario alle comunicazioni, siamo pieni di ministri, sottosegretari, se ci pigliano oggi ci portano via mezzo governo. Allora, Giacomelli. Scusa Antonello, è evidente che se uno va in televisione e spiega una notizia di pubblica utilità come Ryanair, ministro delle infrastrutture, non me lo puoi mica mettere in conto con i tempi del sì al referendum. Cioè non è che Del Rio va lì e dice allora il presidente di Ryanair, basta un sì, ha detto che c'è 1 miliardo di euro, basta un sì, per le nuove rotte ad Alghero, basta un sì, e anche a Pescara, basta un sì. Cioè, non è così. Lui va lì in televisione e fa l'elenco delle questioni. Se io vado a parlare a Ventotene, non è che me lo posso mettere in conto il resto. Dopodiché io sono dell'idea che più mandano in televisione D'Alema e Brunetta, meglio è per noi. Per cui faccio un appello perché D'Alema e Brunetta siano invitati il più possibile a discutere del perché vogliono tenere 945 poltrone con lo stipendio più alto d'Occidente. Perché se mi trovate un altro Parlamento in cui... Dipende, il Senato sono 25.000 euro lordi e mi fai dire bravo ai senatori che modello tacchino che anticipa la festa del ringraziamento hanno votato sì all'abolizione, al superamento del Senato. Ma perché alcuni pensano di essere candidati alla Camera, dai. E lascia fare, però c'è meno spazi. Ho capito, però insomma non hanno fatto i conti, sono tacchini intelligenti, eh. E con la figura del tacchino intelligente del Debbio si apre una discussione. Ora ci sarà una nuova corrente nel PD, sono sicuro. Intanto ce ne poche. No, i tacchini intelligenti. Perché c'era Bersani che aveva detto di cercare il tacchino sul tetto. Quella io ancora non l'ho capita. Quella del tacchino sul tetto, se la disse in colloquio con me, io non l'ho capita. Poco anche il Gattopardo. Ascolti. No, non è Gattopardo. Ehi, questa è citazione dotta, Tomasi Lampedusa. No, è di Giaguaro. Sì, Giaguaro. Quella non si è capita nessuno, fatevi sto mandata. Esatto. Poi c'è la mucca nel corridoio. Senta. Che ridete? Ha detto davvero. Errani ha detto che bisogna ascoltare le ragioni del no. Glielo dico prima di cena, così poi dopo cena tranquillo. Mi dica come... Che... Io le ho ascoltate le ragioni del no, sono per ascoltarle, e quelli dell'Ampi li invitiamo alla festa dell'Unità in Emilia Romagna la settimana prossima. Si ascoltano. Però una cosa è dire si ascoltano. Si sono lamentati perché la festa dell'Unità si chiama C'è chi dice no. La festa dell'Unità è l'Italia che dice sì. Ma hanno fatto la polemica. L'ha detto Gotor, come si chiama? Non so come si chiama, piuttosto che si chiama Gotor, però... No, come lo sa? Non so come si chiama, però scusi. Scusi. Un partito politico dovrà spiegare la sua linea. Poi c'è chi dice boh, c'è chi dice forse, c'è chi dice bah, c'è chi dice un non so. Cioè che cos'è? Un partito deve dire qual è la sua posizione. Noi siamo il partito che è il partito più grande d'Europa, che sta cercando di portare dei valori all'interno dell'Unione Europea, come abbiamo cercato di raccontare, che sta cercando di abbassare le tasse, che sta cercando di investire in cultura. Pompei faceva notizia per i crolli, ora fa notizia perché ci sono i cantieri. Stiamo rimettendo a posto tanti, tanti soldi nella scuola, poi alcune cose ci vengono bene, altre meno bene. Ci stiamo mettendo l'anima nelle cose che si fanno. Come si fa a dire un partito c'è chi dice non lo so? Bisognerà avere un'idea, un'anima, un'identità.
A me quelli che dicono no, ma noi bisogna non offendere nessuno. Ma aiuto, mi ha offeso. Ho detto voto sì. Dice voti no. Bene, contento te, contento c'ho tutti. C'ho un paio di minutini e poi c'ho la pubblicità. No, ma non è... Non il concorso, è. Sì, dopo se ne parla. Capisco, no. Il tema del concorso. No. Però si è portato 100.000 persone a lavorare nella scuola. Tutto e non si può affrontare, dai, stasera. No, si affronta. Si affronta dopo. Ci sarebbe anche tanta fuori dalla pubblicità di Del Debbio. No, vai. No. No, si aspetta dopo. Un minuto. Come? Sì, chiuso. No, ma lo faccio senza. La Bolkestein ha fatto l'incontro. Allora, sì. Tweet. Bolkestein ha fatto l'incontro al bambino alle 5, dopo ve lo dico, ci si ferma un attimo. A lei dico sì, è vero, si sapeva non c'era la pubblicità, era una battuta di no, Del Debbio. No, è di TV Look, non è Mediaset. Sì. Quindi lei non ti pagano? No, a me no. No, poi quando faccio cose, sa, per me è già un onore intervistarla. Io l'ho rovinato la domenica, sono dispiaciuto. No, si figuri, per così poco. Basta che venga al 12, se lo ricordi. Il 12 sono a Napoli, facciamo il 13, il 19. Che cambio, il giorno della trasmissione? Ma qui che si può spostare di un'ora. San Carlo a Napoli. A che ora ce l'ha il concerto? Ora si sta facendo un dibattito interessantissimo, sì, per loro. No, e vabbè, ma la gente si diverte. Allora, ascolti l'ultima cosa. Me la 19 dica, sulle nazioni, 26. Sì, un secondo. 25 un fa la mia città, 26. Come? È quello di prima, se ne è parlato prima, c'era anche i Buratti. Ora vi si piglia da parte e vi si racconti che si è detto i Buratti sulla Bolkestein. Sì, Ora, mi dice una cosa. Basto programma. È stata una cosa veramente abbastanza ridicola. Che è stata questa storia di Capalbio, no? Che gli voleva mandare un po' di immigrati e allora tutta l'intelligenza di sinistra ha detto no, qui prima ci volevamo passare addirittura l'autostrada, come si fa? Che ci divideva le ville, poi ora ci mandano anche gli immigrati? No, perché se, diciamo, finché vanno in periferia, a Milano, a Roma, eccetera, va bene, a Capalbio no, perché lì allora, e quelli che hanno detto di no lì sono quelli che dicono di sì, che vanno accolti in periferia a Roma e Milano. Non le pare che siamo un po'... Questa domanda ho visto che Codesta potrebbe rispondergli lui, visto che è in platea. Detto, non lo so. Detto questo, io penso che Capalbio sia una bellissima località che fa parte dell'Italia. Sì. A Capalbio valgono le stesse regole di tutto il resto d'Italia, senza allora, alcuna discussione. Sì. E quindi nessuno può pretendere di avere molto un trattamento bene. Diverso. Allora, grazie tante di essere stati con noi e soprattutto... Col Presidente del Consiglio, un bocca al lupo per domani. Ci si vede il 26. Ci si vede il 26, sì. Il 26. Dove? Alla trasmissione più importante. Buonasera, arrivederci.